Anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio. Nulla è impossibile. Quarta edizione del Presepe Vivente. Siamo giunti con grande successo a questa quarta edizione, proprio perché dietro questa manifestazione ci sono delle persone, degli uomini che amano il loro lavoro, amano lavorare per il paese di Castelfrendano, amano questo evento, ma soprattutto sono persone di grande fede. Dicevo poc'anzi, l'altro giorno sono stato qui e ho visto gli stessi componenti, gli stessi attori di questa manifestazione, ciascuno di loro metteva a posto qualcosa, chi la balaustra, chi la colonna, questo per farci capire che in effetti loro non stanno soltanto a rappresentare qualcosa di estetico, ma in effetti ci stanno trasmettendo quelle che sono veramente le nostre radici della storia cristiana. Abbiamo con noi i protagonisti della Natività, che sono San Giuseppe e la Madonna Maria. Ludovica Conicella, questa esperienza com'è? È un'esperienza bellissima, indimenticabile, credo che almeno una volta si deve fare. È bella, una bella esperienza. Marco Franceschini nel ruolo di San Giuseppe. Nei Vangeli San Giuseppe ha un ruolo silenzioso ma fondamentale. È stato lo stesso anche per lei per questa rappresentazione? Per quanto riguarda la rappresentazione, bisogna immedesimarsi comunque nella parte. Nella vita caratterialmente sono leggermente diverso, però più esuberante. Molto. Antonio Franceschini, regista, direttore artistico, organizzatore, bando ai titoli, tanto cuore per questa manifestazione. Per me questo, dai chiodi, martello, legno, per me è tutto arte. E speriamo nel futuro che possa crescere ancora di più. Questo presepe vivente è dedicato molto molto alla cara Mirelle che abbiamo perso pochi mesi fa. Pietro Di Giacomo, presidente dell'associazione Amici del Presepe, insieme a Domenico Campitelli, vicepresidente. Questa quarta edizione che cosa ha comportato per voi rispetto alle edizioni precedenti? Quest'anno è stato un sacrificio enorme da parte di entrambi, di tutti e due, perché purtroppo per fare una manifestazione di questo noi, oltre a questo lavoro che facciamo, lavoriamo proprio per il nostro lavoro, questo per noi è un hobby, però è stato molto sacrificato e quindi lo facciamo con il cuore, come seguiremo a farlo con il cuore, sempre sta la gente, le persone, gli amici, ci danno una mano, insieme agli sponsor ci danno una mano, continueremo a farlo fino a quando noi ce la faremo. Domenico Campitelli, la manifestazione è dedicata a sua sorella che è morta pochi mesi fa, un cuore ferito però, un cuore appassionato per questa manifestazione. Sì, noi lo dedichiamo moltissimo a mia sorella, dove tutti sono d'accordo e... Un po' di commozione, è normale questo. Don Costantino Parente, parroco di Castelfrentano. Ogni bambino che nasce è come un nuovo Natale, i bambini nasceranno sempre e con lo stesso Natale ci sarà sempre e sarà sempre qualcosa che si deve rivivere e si potrà rivivere per sempre. Ecco.